Eminenza, tutta la vostra persona non vale gli occhi di Don Giulio. Messer Ariosto, gli infanti mi sono venuti a noia. Volete accompagnarmi? Avete lasciato Ferrara di buon'ora stamane. Come mai il nostro illustre fratello Duca non è con voi? È stato trattenuto a Ferrara da importanti affari di Stato? O di femmine? Andate a bel riguardo per la caccia? Dove io vada non è affar vostro. Certo, non è affar mio, eminentissimo. Ma in quanto a me, io non ho segreti. Vengo ora da bel riguardo, dove passai la più dolce notte che si possa immaginare. Se andate là per la divina Angiola, voi perdete il vostro tempo. In verità la fanciulla ora è proprio sazia. Ed io pur lo sono. Fino a stasera, quando tornerò da lei. Sapete, nobili signori, che cosa disse Angiola a mio fratello Ippolito? Tutta la vostra persona, eminenza, non vale gli occhi di vostro fratello Giulio. Ammazzate questo bastardo! Cavategli gli occhi! Infame! Codardo! Infalto! Caglischeral! Nostro il tuo ardire! Cagliscioli! Sono dispiacente e pentito, signore. Da ora voglio essere buon fratello. Signore, voi vedete in quale condizione mi trovo. Quello che mi fu fatto è sommamente crudele. E senza ragione. Non di meno, se questa è la vostra volontà, prometto di essere buon fratello a Ippolito, come sempre sono stato. Anche voi, Ferrante, illustrissimo fratello, avvicinatevi. Abbracciamoci tutti. Este! Viva sempre! Viva sempre! Este! Viva sempre! Viva!